Santa Elena, l'imperatrice che ritrovò la croce di Cristo. Le notizie biografiche sulla santa che la Chiesa ricorda oggi, 18 agosto, sono abbastanza scarse e in molti casi rivestono un carattere agiografico. A quanto si sa, Flavia Giulia Elena nacque verso il 248 ad Drepanum, ribattezzata poi Elenopoli dall'imperatore Costantino, una città romana situata sulla costa nord-occidentale dell'attuale Turchia asiatica. Era di bassa condizione sociale, forse era figlia di un oste, come ci ha tramandato Sant'Ambrogio. Era, secondo alcune fonti, moglie morganatica del tribuno Costanzo Cloro. Da quell'unione nacque Costantino, il futuro imperatore di Roma. Costanzo più tardi dovette ripudiarla per ordine di Diocleziano per poter ottenere la nomina a Cesare di Occidente al tempo della tetrarchia. Elena non si risposò e visse con modestia, lontano dalle corti imperiali. Quando il figlio Costantino nel 306 divenne imperatore, elevò la madre al rango di Augusta, un titolo equivalente a quello di imperatrice, l'onore più alto che si potesse attribuire ad una donna nell'impero. Non sappiamo quando Elena divenne cristiana, ma la tradizione afferma che da allora Elena utilizzò il suo potere e il denaro del tesoro imperiale per beneficare i poveri, liberare molti condannati dalle carceri e per far costruire numerose chiese. Elena, donna di splendida fede, con ogni probabilità influì nella emanazione nel 313 dell'Editto di Milano che riconosceva libertà di culto al cristianesimo. Sant'Ambrogio afferma che fu anche l'artefice principale della conversione al cristianesimo del figlio Costantino, che si fece battezzare solo in punto di morte. Ma l'opera per la quale Elena è nota nella tradizione cristiana è il presunto ritrovamento della vera croce in occasione del pellegrinaggio penitenziale in Palestina avvenuto il 14 settembre del 320. La prova che si trattava proprio della croce di Cristo venne dal fatto che un uomo risuscitò dopo che il suo cadavere vi era stato adagiato sopra.